Che squali stanno arrivando! E dicevano che il gaming era morto! E invece? E invece, ragazzuoli belli, oggi insieme a Pela e al Cerbero vi presenteremo un nuovo gioco in anteprima mondiale. Stiamo parlando di Gran Turismo 9! Ma è una cosa assurda. Mamma mia, ragazzi, hello! Clochard! E seguaci dei motori e benvenuti in questa nuova trasmissione! Che bellezza, ragazzi, fare questo mestiere! Sì, sì, quante sì, gioie, sì, eh? Sì, sì, sì. Mamma mia, anteprime, corse insieme. Sì, c'è arrivato, sì, da oltreoceano la nuova copia di Gran Turismo 9, copia mamma ovviamente mia, inedita a tutto il mondo. Abbiamo chiamato due grandi gamers, esperti, oppure gamers, che potrebbe dirlo. Voi sapete, io alle volte mi sento un gamers. Un gamer. Un gamer. La grafica, come vedete, no, è migliorata. Io non riesco a capire se sono macchine vere. Ho levato l'audio.
fatte proprio, capito, per il motore grafico, oppure se sono semplicemente dei PNG. Guarda, i motori sicuramente sono rombanti in questa puntata. Musiche, ragazzi, rombanti? Rombanti. Musiche non ti fanno per nulla il lavaggio del cervello. No, ci sta, c'è la nuova colonna sonora di Daft Punk. Sono riuniti solo per Gran Turismo 9. Sto impazzendo. Bellissimo. Incredibile, sì. Vabbè, ma vorrei vedere anche i dettagli, eh. Guardiamo i dettagli delle auto. Ma io posso piare Vin Diesel, che me lo lasciate a me? Un po' OP. Dici che è troppo? Un po' OP Vin Diesel, però se vuoi. Allora, sicuramente dovremmo scegliere tre player. Premi triangolo, Rubì. Mi sa che siete il numero. Levato la musica. Ok, non funziona con nessuno. È una cosa meravigliosa, una cosa... che si leva dalla musica. Oh, no, oddio, oddio, oh mio Dio, ma cos'è? Devo dire, una grafica davvero ottima. Cioè... Guarda le ombre. Ma ti sembra un gioco? No, perché da poco ne è uscito il 7. C'è una grafica fotorealistica. Però, regà, cioè, cioè, volete vedere sta roba? Ma state vedendo, sì o no? Ma è assurdo. Assurdo, sì, sì. Ma è un Gran Prix o un gioco? Tipo fantascientifico, Cars. Fantascientifico. Il videogioco Cars, avete presente? Cars, sì, sì, ma questo è meglio, zio. Dai, raga, premete X. Perché premo X, non fa niente, forse è Rubino. È Rubino, secondo vai, me. È Rubino. Vai, è Rubino. Sta caricando, sai che questi giochi nuovi, sai che pesano un botto, zio. Ma sai quanti gigabyte pesano questo gioco? Sì, ma ormai, conta, gli SSD da un terabyte non bastano più, sono troppo. Ma è un gioco con la realtà, è questo, ragazzi, il dramma. Qua veramente le abilità alla guida sono fondamentali, conoscere il veicolo... conoscere proprio anche l'aerodinamicità e il motore. Ah, è stato fatto con Unreal Engine 12. Hanno aggiunto il vento. Attenzione, pure, attenzione, sì. Oh, gli chi so, prego, ragazzi. Sta... Chi è chi? Chi è la rossa? Chi è la rossa? Ma allora, tutti, come si accelera, ragazzi? Ragazzi, come si accelera? Ma chi è chi? Dai, allora, ragazzi. Chi è chi? Allora, ragazzi, chi è chi? Tra l'altro, c'è sponsor. Davide Blu. Davide Blu. Io leggo. Io leggo sponsor NordVPN. È il colore del joypad. È il colore del joypad. No, raga, ma so io che sta volando via. Allora, ah, no, siamo sicuri? Non è il colore del joypad. Ma oh, prossimo pure te, porco Dio, ma non mi dà informazioni ballate. Quindi raga, chi sei? Non so chi sono. Abbiamo capito che Marra è il blu. Sono quello rosso, sono quello Rubino, rosso. Gianluca è quello verde. Ma come si accelera? Ma questo è il bello. Ma dove sto andando? Rubino rosso, Gianluca verde, Marra blu. Allora, qua, no, c'è, no, qua c'è una macchina nera. Marra, ma stai andando per le Ande. No, ma a me che cazzo mi frega? Io me ne vado per le Lande norvegesi. Guarda questo verde. No, raga. Da notare i dettagli dei paesaggi. Guardate che cazzo sto a fare, raga. No, raga, ma mo schioppo. Si prese quello blu. Appunto. Guarda che roba, sì. Ti giuro. Oh, che impatto terribile, oh mio Dio! Sto provando tutti i tassi, no, non riesco a sbloccarmi. Mi sono bloccate. Mi sono bloccate. Sì, come... raga, però, porco Gesù Cristo, almeno una X per fatte capito di Anna, porco Dio, mettetela. Ma io a Gran Turismo. No, raga, okay, ammazza. Ma sto andando nel verso giusto. Allora, effettivamente va lento perché è realistico. Cioè, non è che sa la neve, puoi piottare. Ma che impatto è? Ok, e guarda questo, ragazzi, verde, so io. Che cazzo vuoi, Rubì? Ma impatto che è? Ma mo te butto di sotto, Rubì, ecco. Vieni qua, verso le merda. Ecco, mo l'obiettivo è buttare sotto. Torniamo un attimo, ok. Ma come faccio a risalire là sopra? No, Rubì, mi sono incastrato. Io mi butto di sotto, raga, mi suicido. Oddio, ragazzi! Ma quello che mi chiedo io, no, okay. Dove bisogna andare? Andare. Oh! So io, sì, quello attenzione, verde. Attenzione, torna in pista. So io quello verde. Un po' sgangherato. Mi faccio la chiamare a Rubì! A Rubì, te l'hai detto. Che cazzo, Rubì! Cazzo! Rubino c'ha 600. Guarda come mi guarda, 600, io sto 104 all'ora. Guarda, porco Dio! Non si sa, ha vinto. Rubino ha vinto. No, no, non ha vinto. Festeggia, Rubì. Ha vinto Rubino. Un punto per Rubino. Ok. Campione del mondo. Bellissimo, ragazzi. Quindi, come funziona? Cioè, comunque, anche vari. Chi vince resta. Anche quindi, tutti i paesaggi del mondo. Io ho perso. Faccio il coso. No, il commentatore. Okay. Marco. Infatti, io non avendo la patente. Non avendo la patente, sono scarso. Infatti, è un gioco realistico. Gli altri tre. Vai, adesso. Non mi metto, ma perché si potrebbe fare pure in 4, ma non va il 4 proprio. È morto. Il quarto, ragazzi, non si riesce a collegare il quarto joystick, se capisce molto. Vai Marco, cosa dici? C'è la parte che segue il rosso. Vai, è il verde, Marco, mi sa. Anche il frame rate molto alto. Ma non gira, ma sei il verde, mi sa, sì. Sei il verde. Ah, sei il verde. Grazie, il verde, esatto, Marco, è il tuo colore, il verde. Vai. Simone ha detto sei il colore dei joystick. No, ma ho sbagliato. Simone, c'ha capito. Ma l'ho detto subito che mi ero sbagliato. Siete dei rosiconi, usate scuse. Marco, ci ho messo 5 minuti per capirlo, fidati di me. C'avete l'orecchio quando vi conviene. Ci ho messo metà partita. Mi sono appartanato.
Ma che chi sei, Simone? Oh. Il blu. Ve vate a vedere cazzo. Ma non è possibile. Siete in colore sì, la macchina blu mi sa che è buggata. Mi sa che sei rosso, ragazzi. No, sì, mi sa sei rosso. Ci hanno fatto qualcosa. Ma che è? Scusate. Sta addormentato. No. Ah, ma c'è sta polizia. Dai, qualcuno mi dia una spinta, raga, ma che è sto scam? È rosso e chitano? No, devi spingere il bottone. È bloccato. Ah, sta guardando. No, raga, ci hanno scammato a me, Simone. Ci hanno scammato. Questo è il realismo comunque, perché se la macchina te va così, non è che è videogioco. Sì, ti chiama il meccanico, però. Mi sa grazie, che Alessio. Aspetta, forse te posso salvare io che sto indietro. Devo chiamare servizio statale. No, io sto molto più indietro di voi, raga. Ma prova tipo un po' tutti i tasti, che cazzo. Sì. Guarda, però aspetta, si muovono le ruote. Sì, si muovono, ma sono proprio impantanato. Ma ci deve essere un tasto. Vabbè, può capitare un guasto. Invece sta andando avanti. Chi è il verde? Ragazzi, volevate i giochi realistici? Eccolo qua, vedete, c'è stato un guasto perenne al motore e il motore non va più. Volevate la realtà, eccola. Vabbè, comunque anche New York City è fotorealistica in sottofondo. Ma scritto Danimarca. Ma perché ci sono dei Pokémon? Sì, questa è la Danimarca. Perché questo ci sono dei Pokémon? E sulla destra Metal Slug di è vero. Pig. Aiuto. Vabbè, perché è fatto in collaborazione. Solo Chitano potrà. Chitano, dagli una spinta. Chitano, dagli una spinta. Sta a destra. Dagli una spinta. Ecco, vai, oh, no, no. Bravo. Beh, guarda che gioco di squadra. Che sportività. No, vai, bravo. Ma scambiatevi i joypad. Che Chitano deve essere rosso. La fisica devo dire che sarà giù. Che sportività. Stata molto bene. Come salta, vedete. Con che si salta? Pe? Ah, Simo. No, l'ho fatto vincere. Bela vince il secondo round. Questa sono è una cosa incredibile. Ma Simo, me l'ho scordato di far pieno. Greve, sì, ma ha lasciato la macchina così. C'ha ragione, quello è veramente assurdo. Questo grazie, gioco. Cataldo. Vai, rivincita dell'altra sfida. Ah, attenzione, attenzione. Col colpo di scena, Escaping Cops, dobbiamo scappare dalle guardie. Attenzione. Chi so io adesso? Oddio. Ma che brutto messaggio, ragazzi. Dobbiamo scappare dalle guardie. Colpo di scena, attenzione. Vai, sì. giocate, Rubì. Questi giochi violenti. Polizia. Che dico in chat? Ci fate aspettare, certo, ragazzi. Questo è un gioco anti-live. Vabbè, insomma. Ragazzi, attenti, questo è un film, praticamente. Sono il verde. Ma chi è che no, c'ha... no, no! Ma chi è che c'ha quelle ruote modificate? È vero, so no, no. Comunque l'intelligenza artificiale della polizia mi ricorda quella di GTA 5. Non passi, no, non passi. Ok, oh. Porco Dio, ma non quella. La polizia del ma che falsa polizia! Io chiamo la polizia! Ma cos'è? Ma non fate nulla! Ma guarda come guidano questo! Ma merda oh! Vabbè, no, ma che messo guida! Con le murte, porco due! Dai, vabbè, raga. Diglielo, Rubì! No, vabbè, raga, ingiocabile! Però no, nel pit! Ma hanno buttato in mezzo ai rovi! Mi sono scastrato, polizia! Porco Dio! Oh, polizia! Io volevo il tuo aiuto! Vai, polizia, inseguimi! Io ho fatta! Ma che stanno fuori mappa? Ho vinto! Non si sa, capì! Ho vinto io, che è successo? Mi sa di sì, mi sa convinto. Ma non, vinto, ma quando? Ma come passato vince? Ho sorpassato la polizia secondo e gli autobus. Come da Castle, ho sorpassato la polizia e gli autobus. Sono magnifico. È incredibile che non dica chi vince. Guarda, ma è proprio... che cos'è i pirati? I pirati. I pirati. Sì, ho sorpassato tutti gli autobus e la polizia. In realtà l'hanno vinto solo 5 persone. Dai, raga, dai. Chiedono in chat se il nuovo capitolo di Fast and Furious. Sì. Sì, è in collaborazione con Gran Turismo. Questo è il nuovo capitolo. Io so di Pirati Caraibi. Io so quello sopra. No, questo è... aspetta, ma questo è un plagio Hans Zimmer. Questo è Pirati dei Caraibi, chiaramente. È un plagio palese. Oh! Oh, oh! Ma che è? Oh! No! Già mi hanno catturato. Comunque, hanno un progetto ambiziosissimo da parte dei creatori di Gran Turismo. Finito così. E niente, ci hanno catturato, ragazzi. Vabbè, ragazzi. Grazie mille per aver visto questa. Ah, no. Ragazzi, ma è giusto perché noi siamo abituati ai videogiochi in cui tu vai avanti ad oltranza. Ma hanno catturato, è finita. Basta. Certo, è così. È la vita. È la vita. Esci, vatti a fare una passeggiata. Deserto, ok. Devi raggiungere la guardia. Ok. Io sono un carro blindato, ragazzi. Che è rosso? E dovete inseguire Pela. Non lo so. Catturate Pela. Ok, Pela. Dovete catturare Pela. Pela, mo te sfondo. Davanti, porco Gesù. Pela, Cristo. Ti sfondo, Pela. Mamma mia. Ti farò sentire il pugno della legge. Non smettete mai di accelerare, raga, perché sennò se... Oh, eccolo. Oh, ma che cazzo c'è davanti? Pialo, pialo. Ma che cazzo ho preso? Non c'è nulla. Ma non c'era nulla. Ti disintegro. Ma non c'era nulla, ragazzi. Ma cos'è? Un muro invisibile. Ragazzi, ma c'è un muro invisibile. È un classico. Guardate. E dove deve arrivare lui, zio? Quello è il suo gol. È comunque una beta, esatto. Quindi devo tornare indietro, non ho capito.
Gli devi impedire di arrivare lì. C'ho la telecamera davanti, ma... C'ho la... Porco Dio! No, c'ho la totale davanti, non vedo lo schermo. I massi, occhio, occhio, i massi. Ma io non ho capito. Ma tu sto a fare una gita. Grazie Tungsteno per il sub, grazie mille. Grazie per il sub. Molto ragazzi, importante. Questo sub. Gioco costa zero, ragazzi. Davvero? Sì, sì, non lo direste. Mazza, beh, se davvero. Costava un po' più. Vabbè, di zero, era un zero problema. Perché... Io pensavo che no, c'avevamo perché pagato. L'abbiamo avuto in anteprima. A parte quello, oddio. Ma poi è finanziato dallo Stato, capito? Come bene culturale. Oddio mio, ragazzi! Pela, non arriverai mai, Pela! Non arriverai mai, che è stato bloccato! Arriva, ma che cazzo è? Non arriverai mai più! L'ha messo no! spalle al muro. Sei finita, Pela! 30 secondi. Quando parla. Bravo, Gianlu, tienilo. No, 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 arrivo, sono riuscito a dividere questo attacco. Arrivo, sono riuscito. No, sono liberato. Che liberato. Non passerà. Non passerà. Non passerà. Sono liberato. Del cazzo. Si sei blocca tutto, Gianlu, perdito. Io non va a ritrovarci a sto cazzo. Gianlu, cavoli del cazzo. Restano 5 secondi. No, no, no. Attenzione. No! Porca puttana! No. Abbiamo vinto! No! Ha vinto la polizia! Collaboratori di giustizia! Collaboratori di giustizia, forever! Un altro gioco che ho selezionato per voi. Un'altra anteprima. Un'altra anteprima che mondiale. Cosa? Nickelodeon o lo Star Bros. SpongeBob! Ma questa è una cosa gravissima! Con SpongeBob. Ma no, che bello. No, vabbè, ma è bellissimo. Marra, sei inutile. No, ma se ho vinto, no, ma scherziamo. No, bellissimo. Marra, ma sei inutile. Ma manco mia madre mi ha detto una cosa del genere. Cioè, i cops hanno vinto. Perché i poliziotti vincono sempre. No, sì, devi raggiungere sempre ragione. Ma frate, è come un messaggio che ti vogliono dare. Come dice Salvini. Giusto. Ehi, nuovo content. Grande. Bello. Ragazzi, Fall Guys con la chat. Forse prossimo lunedì, forse, non lo so. Vedremo. Shredder! Incredibile. Cosa, quello di Tartaro Ninja. Sì, Shredder. È ufficiale sto gioco. Ma quanti nuovi contenuti ci sono? Jenny. Grande Jenny, la seguivo sempre. Bel che. Oh, questo è tutto è contenuto di anteprima mondiale, raga, mi rendete conto? Per la prima volta. SpongeBob. Ascolta. Vabbè, zio, ok, beh. Ci siamo. Ma che vuol dire sbloccato il doppiaggio? Cioè, no, c'è la vita, c'è ragazzi. E mo arriva Merluzzo, capito? Comincia a parlare. Allora me ne vado. Basta premere le frecce, eccoci. Che pezzo chi è? No, c'è pure Nickelodeon All Stars Brawl. C'è pure il quarto, però, eh. Per il terzo, ragazzi. Dove sta il quarto joypad, Simo? Il quarto non si connette. Dove sono? Chi sono io? Nickelodeon. Sei G3. Chi sono io? Quello giallo. Chi sono io? Allora io prenderò Garfield. Perché è un gatto. Io prendo Patrick. Top. Ma Shredder è... Allora questo è One Punch Man. No, questo è Avatar. Avatar. Il coso dell'aria. Come si chiama? Il dominatore dell'aria. Top. No, raga, non basta. No. Oh, cazzo ho fatto? Oh. No, raga. Si può cambiare qualcosa? Dai, via quello. Allora, dei io vorrei Ninja. Avatar The Last Airbender. Dov'è? Eccolo qua. Ma One Punch andare? Man. Comunque puoi scegliere pure i costumi. Grande One R1, Punch vedi? Man. Vai. Come si fa a scegliere i costumi? Allora, modalità, vabbè, facciamo modalità standard. Vita. Tempo limite. No, tre. Facciamo tre vite 3 come Smash Bravo Bros. Bella. Dai. Che ho creato. Frequenza oggetti che è? Metti quindi frequenza ogni... oggetti. Quanti oggetti ti arrivano? Alta. Ci arrivano dai. Un sacco di oggetti. Okay, vabbè. Vai, casuale, dai. Vai. Ok. One Punch Man contro Garfield e Patrick, ragazzi. Grazie, Darbura. Secondo me è Mena. Mena la cifra. Infatti, raga, ma ci stanno dopo pazzi. Bella, cabro. Belle le musiche, chi è che l'ha curate? Dan Elfman. Sì. Non c'ho i tasti, però va bene. La grafica, però.
È tipo Smash Bros. Sì, Gianluca è già morto. Se sapessi il coglione di tasti. No, no, e sono morto pure io tanto. Vedi. Vabbè, ma io non so manco di sa come cazzo si salta. Non so come si fa questa palla. No, no. E porco Dio, c'è sta appena intanto che infierisce. Non è che mi dice come si fa. No, no, è Patrick. Qua non so chi è, mi sta a far culo. So io. Famo il culo, Giallo, alleiamoci. No, no, è io ho una vita tanto. Simone che tira le torte. No, no! Ma manco a fa così però, eh. No! Come faccio a piastro questo? Viene proprio a cercare Gianluca, guarda. Io non ci ho mai giocato. Ma Garfield ha già perso tutte le vite. Sì, sono morto. Solo che è strettamente intuitivo. Mazza, si è suicidato. Oddio. Però sto stronzo di pela. Ammazza, l'ha spaccato il culo Gianluca. Sì, pela. C'è ancora una vita, Gianluca. Tre vite. Ma dove sono? Dai Gianlu, non tappate, dai Gianlu. Dai Gianlu, tirai in panino, dai. Ma non so i tasti. Oh! Attento che è rischiosa sta mossa che si è affazzita. Ma il pelo è OP, ragazzi, cioè. Ma il pelo è OP e qualsiasi gioco è rischiosa perché rischia di cadere. Ma stiamo a giocare contro un gamer vero. Ma stiamo a giocare o è un film? Ma state... O un cartone animato. Oh! Vai Gianlu, stritolalo. No, no, vabbè. No, però una kill. Vabbè, vabbè, ci sta. Chi ha vinto? Rubino. Però aspetta, io direi Rubino che lo stage che non se ne va giù, se no finisce subito. Bravo. Grazie. Fate giocare Rubino. Ma rodeiamo, rodeiamo. Fate voi dire. Marra, Rubino. Marra, Rubino e Marco. Vai, vai, vai. No, vai, vai, c'hai questa. Ah, ok. Io non lo so, ho premuto questo. Allora, questo io mosso. Voglio prendere Leonardo. Leonardo Marra. Marra. Leonardo Marra. Minchia, frate. No, tu la tartaruga ninja, no. Tu non c'è capito. Vabbè, Shredder. Dai, aspetta, Shredder, oh. Aspetta, dai, Shredder, sì. Stiamo a scherzare, cattivissimo. Infatti, no, questo è per Rubino. Sì, che sono super kick. No, è da sbloccare. Vai, premete start. Premete start. Vedete, ste cazzo del ci sono il microfono. Dai, vai, fate le belle. Che devo fare? Ah, ok. Ma questo qua è Danny Phantom, Phantom. Chi era? Un cazzo per culo. Danny Phantom. Ma che è? Sì, fantagenitori. Ma pare uno uscito. Vabbè, giustamente. Mazzo. Da Nickelodeon, giustamente. Shredder contro Leonardo. Allora, attenti, raga, mi aiutate per i tasti. Come funziona? Triangolo, salti, quadrato, sto a piedi pizzi da tutti i lati. Io sei Dedda? Io sono Leonardo. Ah, dopo. Stai a fare io. Sì, sono proprio tasti completamente a caso, però. Ma non c'è tipo una difesa? Che ho fatto? Non lo so. Che è, mori? Non so mai difeso. Fa culo, Kitano. Carca troia. Mazzi, ma nel cartone perde sempre Shredder, quindi non puoi vincere. È vero, è una pippa. Boom, 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 boom. Bello! Boom! 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 Arrivato! Raga, ma Shredder è fortissimo. Boom! Vero? Non mi pare, o starà a giocare male. Dove sto io? No, 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 c'ho tre vite. Eccolo, sparito. Eccolo. Oddio, dove sono? Ah, no, sono quelle porte del cazzo che stanno in giro. No. Ma raga, se vinco, porco Dio, mi dovete fare una pompa. In bello! No, ma che è stato? Non c'è un tasto per difendersi? Penso di sì, ma non so qual è. Come non lo sai? Attento, Rubì, che c'hai poca vita. Se ti danno un colpo, sei morto. No, che si vede, Più percentuale c'hai e più c'hai poca vita. Ah, così? Sì, è tipo Smash Bros, cioè uguale. Ti farò vincere! No! Sono morto! No, eccomi! No, c'è l'ultima vita, chi dà? E vai! Oh. Affami! Cos'è questa morte? The best! Aia! Bello! Vai, sei ancora vivo, sei ancora vivo! Aio! Te indico questo tasto! Attenzione, Rubino! Oh, dai, mi dispiace! Oh! Mamma mia, Rubino! Vai, 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 te prego! Cazzo! Oh, sono cascato! Cazzo, è per tutti in silenzio! Sì, ma io sto presissimo a vedere! Comunque, più che altro, regà! No! Cioè, no, chi cane è venuto a mancare! Ma io direi che Michelangelo è abbastanza Rubì, figlio, attenzione! Rubì, uno verso uno! Uno contro uno! Uno verso uno, Rubì! Uno verso uno, Rubì! Ma come
come hai fatto? Devo apparire. Io uno per uno. Teletrasporto. È il teletrasporto. Dai, io credo in Rubino. Usa l'elicottero, Davide. No. Grazie chimico per il sub. Grazie ragazzi per le sub. Sveglia. Chi è che sta su Michelangelo? Postazione predefinita. Io sono Leonardo. Ottima, perché? Che sta scritta qua? Vai, impostazione predefinita a zero, puoi farci. Oddio mio! E io vorrei arrivare in barra per arrivare. Facciamo rimanere in barra con sto personaggio, regà, che sta. Dammi che gli spacco il culo. Dammi il palco, rimani là, rimani là. Solo una vita, ho perso. Dammi il gioia, vado a cammassonare. Rimani là, rimani là. Adesso mi prendo un'altra tartaruga. Giocate, giocate. Io mi devo riposare, ragazzi. Dai, dai. Troppo. Con due vite. Vai. Con due vite. Giocate. Ciao, una mossa, capito? Tipo elicottero. Grazie, grazie, Ricca. Grazie, le sabbre regalate. Grazie mille. Lei, ragazzi, vi ricordiamo che questo format può andare avanti solo con il vostro supporto. Allora. E poi il vincitore di questa sfiderà il vincitore. Ovvero me. Dio un po', Davide, dio un po'. Ovvero me. Lo scoiattolo, come si chiama? Ma dinerete sto cazzo del gioco, così. Lo scoiattolo non lo so. Oddio, ma che personaggi so? No, no, mettete... Mettete uno stage. Guarda, compreso zio il baffo, ma chi è? Uno stage dove non si casca. Ah, raga, fate le bet, mod, fate le bet, su. Fate le bet su questa, sì, partita, sì, che fate, vince fate tra Stella, Gitano e Gianluca. Se possono fare solo su due. Guarda chi ho preso, zio. Mi sa che so su due le bet. So io, zio, so quello a destra io. Ah, sì, lo vedi quello? Guarda che, guarda che è aggressivo il mio. Sembra un po' pericoloso. Ma sono proprio rosso. Solo io. Su due, mi sa. Il mio è molto aggressivo. Bene, ora c'è, diciamo, Pela al 100%, Gitano e Seo al 0%. Oh no, ma si precipita facile qua. Comunque il personaggio di Gianluca è uno che se ci fai serata pensi proprio sono stato truffato. Ma chi è Barbaro? Pela 85%. Cazzo, è difficile, si sposta. Ah sì, ma io non vedo un cazzo. Grazie le fesce e le fresh per il sub. Grande. È assurdo. Vabbè, vero. Che è divertente questo gioco. Significa, eh? Che bisognerà, sì, giocare. Oh! 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 Ma com'è possibile? Sono passato attraverso, no! Desiree, ma non stavo a 500 spect. Sono 3000 persone. Mi sa che non si è aggiornato il tuo tempo. Muori! Ma non è vero! Muori! Io manco ho capito chi siete! Oh! No, ma che ho fatto? Cioè, vi siete alleati contro Pela, ma fate veramente schifo! No, ma chi? Io manco so chi è Pela fra i due! Grazie, Fantic! Ah, vabbè, state. Oddio, se ti fermi troppo su una cosa precipita! Ma perché c'è un cavallo? No, sono morto! C'è un cavallo che cammina! Oddio, oddio, sto su un missile. No, dai, Pela, no, no, fatti valere, Pela, che poi no, no, dovrai sfidarmi. Ma porco Dio! Grazie, Lele. La mappa è difficilissima, raga. Grazie, Gesù. Scusate. Sembra di stare nello spazio. Infatti sembra un po' 2001, eh. Attenzione. Veramente brutto comunque questo stage. Ma chi l'ha messo fino a fatto? Ma Gianluca e Barbarossa. No, che cazzo fa? No, no, se non lo rompi. Ma dai, no, ma è rimasto un pallone lì. Schiocca le dita. No, sarà musica. Schiocca le dita, Gianluca. Sarà musica. L'ho messa, sarà. Vogliamo cambiare gioco? No, facciamone un'altra, dai. Facciamone un'altra. Fate, fate, dai, ragazzi. Dai, gioca Rubino, Simone, se vuole giocare. Dai, Rubino, Pela e so Simone. Your no, gioco io, dai. Ci sono! Dai, gioco io. E sta gioca la marra, Rubino. No, e... non mi prendete le tartarughe, raga. Guarda, 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 Rubino. Vabbè, io rivio Leonardo, dai. Va, prima di start. Io ho fatto. Beh, siete casuale, però. Cioè, i stage, ragazzi, però non so se ho visto male, ma c'era scritto aggiungi il quarto controller. Ma no, non sa, non si collega la non lo play, prende però. Proprio. Non lo prende la play. Che palle. Infatti, sì, rosico. Io so Sandy. È una pippa. Come una pippa? È difficile, non lo
Ma che ne sai? Io col mio mi sono trovato molto bene. L'hai presa mo. Raga, questo va di la mail, ma attenti, eh. Ma mo chi è chi? Sembra essere tutte tartarughe. Io sono Leonardo, sono quello viola. Ma fa... Vabbè, Rubino già è morto proprio, quello veramente. Dove sono? Dove sono? Ma... Dove sono? Ti si vuole dove sono? Dove ti sono? Giuro, ci sto capendo un cazzo. Non ci sto capendo un cazzo. Stai sopra, zio, ecco. Ma che c'ha? C'è l'altro. Ma risalite se vai della merma, quindi no. Ma non è mortale. Salite, merma, salite, regà. Dovete saltare quando state nella merma, regà. Ma non è mortale la merma. Se... È mezzo sbratto. Porco di Dio. Salta, salta, G2, bravo, vedi? Rubi, tu sei la finta tartaruga ninja. Sì, sì, sì. Come si salta, mi ricordo? Che angolo, sì. Vero. È spettacolo. Oh, che gli è starnate, bette, sì. Ciao, Rubi. Ci siamo visti, Rubino. Sì, sì, ci siamo visti. Performance. Performance. Ah, tacci tua. Niente. Tacci tua. Vai, vai. Attenzione, Sandy, c'ha poca vita. Regà, un colpo a Sandy. Regà, un colpo a Sandy e muore. Dai, ma non per cazzo, però. Cioè, sono anche più sfavorito. In effetti, pare che stanno davvero un team. Niente, Sandy è andato. Vabbè, vedi? Sono andato nell'oltrespazio, però. Salta, salta, frate, triangolo. Ma non combatte, non fa nulla. Ma non è vero, si può, ma che non lo vedi, ma... è impaurito pure. Ma vaffanculo. Non fa nulla, raga. Io non so. Vabbè, fa... Non fa niente. Fa colore. È un po' una pippa, senti. No, prenditela con uno della tua stanza, Rubino. Con una tartaruga come te. No! Due in uno. Porca madonna. Vabbè. Porca troia, raga. Un momento. Che cazzo devo stare da pulizzare? Ha fatto fuori entrambe le tartarughine. È tipo, è tipo fa cazzo per tutto, poi ti ammazza. Una tartaruga voleva anche difenderlo, poi. Guarda che ritende scherzando. Oddio, comunque benedetto. Sì, posso confermare che la tartaruga ninja sono davvero un lazzo. Guarda, mi sa che Simone ha capito, tipo, mi sa qualche combo. Mi sa. Non ho capito cazzo. Ma esistono anche le combo. No, all'improvviso si è iniziato a menare, Carco. Non so che stavi a premere, iniziato a menare, tipo. Mamma, non lo so. Io sper- cioè, sono due tasti, non è che... Raga, comunque, davvero, prossima volta o Tekken, cerchio eh. O quadrato. Non voglio scuse, prossima volta Tekken. Vaffanculo. No. Sono rimasti le tartarughe. Attenzione, la tartaruga ancora però un'altra vita, eh. Chi? La blu, la blu. La blu al massimo. Mi ricordo viola. Se era Michelangelo. Viola, viola. Leonardo, Leonardo. Leonardo Marra. Leonardo Marra. Che cazzo è stato a fare, raga? Rubino, c'ha paura. Salta, vieni salta, qua, salta, vieni qua. Vieni qua. Uno per uno, Rubino, vieni qua. E vince. Incredibile, Marra Goat di Nickelodeon. Sì, sì. Marra ha trovato la sua dimensione. La carriera. Sì. Basta, lascio il cervello, mi apro un canale di Nickelodeon. Adesso... Uno dei più grandi campioni a livello mondiale. Leonardo Gaming. Sono l'unico perché nessuno ci gioca nel mondo, capito? Tre. Porca droga. Dai, vai, io dai. Passo a Gianluca. Ragazzi, avete vinto vai. Un po' de bet ma qui. Ma noi ho fatto io, Marra e Rubino abbiamo fatto? Sì. E quindi vabbè, ora raga, io voglio prendere dimistichezza con quel bellissimo personaggio. Bravo Cosmo. Quindi Simo, facciamo grazie così me pure io più quello meme. Mi dicono che c'è stato un drop dei mic. Capito Simo? Un drop dei mic. Rubino voleva via la tartaruga perché capito, 200. Pensava che il personaggio fosse forte, in realtà è il player. Il player. Un niente, è una battuta. Che vuol dire un drop di mic? Che si è sentito che è andato in russo. Ah, ha clippato la clippato. Vita proprio. Vabbè, sì, perché sì. Diciamo che succede. Porgiamo le nostre scuse. Ma che oddio, cos'è questo sgorbio? È bellissimo. Lo voglio. Mi ricorda qualcosa. Come si chiama? Che guarda Pela che va a far grosso. Si è preso il demone là. Oblina. Oblina. Vada. Oblina. Ah sì, ti metto i baffi in mezzo al culo, mo, guarda. Oblina. Ti faccio così con i baffi rossi, mo, te faccio. Blina fa paurissimo. Sì, è uno sgorbio. E se vedessi, però. Si è preso Blina. Io. Va
Comincia a inventa scuse, Pela. Ma è forte Shredder? Top. Pela prima, first non death, morto, Pela. No, non è morto. Ah, ah sì, la, sì, è sì. Morto, c'ha 4 vite. Figo. Ma, cioè, ma vomita, cosa fa? Oh. Ma che cazzo sono sti vasi che cascano? Grazie, che ma gentile! Vela, mannaggia a quel porco di... Io? Il verme. Il verme. Ma che, il ma verme. Che verità c'ha? C'ha tipo la lingua ma lunga. Ma non ho capito, vomito melma. Oddio, sì, però fai i danni, mi sa. Boh. È una roba tossica. Bellissimo. Ma poi ho visto che rotolava a mezz'aria, però non riesco a farlo. Ma lo sai che mi ricorda quando apriva la bocca? Mordicchio. Voi ricordate? Sì, Mordicchio. Di Futurama. Di Futurama. Zenzi è giocabile, può essere. Forse porco nella Dio, patch 2.3. Sì, nella prossima patch, ragazzi. Sì. Sputa odio dalla sarà bocca. Sarà nuovo contenuto all'inizio. C'ha tocco letale, eh. Vomiti, tossine radioattive, sì. Figo. Ma Pela sta a due vite. Ma Pela è scarsissimo. Io intanto fumo, sto sopra. Sì, sì. Gianluca, Gianluca sta nel chilling a fumarsi una sigaretta. Beh, qui. Qui se può manco fumare un pace. No. Ma un film o un cartone? Credo un film d'animazione. È un film d'animazione da DreamWorks. Vaffanculo. Disincanto non l'ho mai visto, che è quello degli autori di Futurama, mi sa. Non l'ho mai visto. Pela come what PSG. A hit. Pela, non deludermi. Mamma mia, degli sponsor a Raid Shadow Legend, alla Nickelodeon, alla Nickelodeon. Grandi, raga, grazie, orco, grazie. Ma questo è grazie a voi, cioè. Tutto questo è possibile solo grazie a voi. La chat è con te. Gran gioco questo, sì. Disincanto non è male. Esatto, sì, ma è un film DreamWorks. Un film di Grimbo. Lascia, di Grimbo. Ah, raga, io recentemente... Hai visto una live di Grimbo? No. Che nel senso che te stiamo aprire il culo chirurgicamente. Stai attissimo? Che stai 2-1, vero? Ho rivisto Forrest Gump in italiano. E tipo... No. E tipo 4.000 volte viene ripetuto durante il film la contea di Grimbo. Di Grimbo. Grimbo. Raga, è lui, cioè, dice proprio Grimbo. Ah, raga, mi dispiace per voi che avete buttato i vostri soldi su Pela, ma questo non è il suo gioco. Pela è un pro in quasi tutti i giochi, tranne Nickelodeon. E la sorpresa delle sorprese è che l'unico pro qui sono io. Marra, cotta di Nickelodeon. Marra, ti sfiderò con il mio sgorbietto. 2-0, ragazzi. Marra, sto prendendo imbattuto. Sto prendendo confidenza con il mio sgorbietto. Marra, però sei in pericolo. Questo gioco è divertente, lo diceva infatti. Dove sono, ragazzi? Addio, mi puntirà. Dove mi trovo? Pela, porco Dio, ho messo 40k. Grazie, Dinosauro. Grazie mille per il tuo supporto. Lo apprezziamo davvero tanto. Pela, fammi vincere. Ti offro mia sorella. Oggi si fa sotto un ponte. Che corpo. Pela, ho messo 70k. Eccolo, Pela. Grazie Helen, 13 cazzo di mesi, veramente una cosa incredibile. Non sono abbonato ad Amazon Prime eppure riesco a vedere il film. È una fortuna, però potresti comunque abbonarti. 200k andati, 250k sul zio. Io 100.000 di porco Pela, ma tu sei pazzo, sì. Pela, ho chiesto un mutuo. Io ho fatto mazza quanto mi piace sto sgorbio. Pela, dove abiti? Io sono sub da 3 anni e mai un grazie. Grazie Inc. Per Pela eliminato. Pela eliminato, ragazzi. Fare cominciate a contattare qualche Simo, che te faccio qualche azienda dei prestiti, perché mi sa che sto cazzi. Qualche strozzino. No, la sfida continua. Mr. Flame contro Simone Santoro. Possiamo dire due membri del Cerbero tra i più forti in circolazione, no? Sì. Beh, sì, due dei tre.
Vabbè, io questo non l'ho specificato, però sicuramente due dei membri più importanti del Cerbero, sì. Che non è male. Non è male come... Pela, fammi il refund. Pela, ti sto triangolando. No, ragazzi, quando volete, passate il vostro PayPal, mi dispiace. Ma qualcuno ha puntato su Simone? Di che spero gioco di si no tratta? Sono appena entrato. Ma gioco è riduttivo. Secondo me dovremmo parlare d'arte. Bravo Rubino, bravo. Un'opera d'arte. Bravo. Questa è arte pura. Ma ha fatto un mukish. Vai Simo. Performance. Ho puntato 10k su Simone. Buono. No, ragazzi. Perché e avete Simone... sbagliato. Ma questo è il sequel del il film di settimana Scorpio. Scorsa, che la trama mi sembra simile. No, uno spin-off, uno spin-off. Ma come fate a giocare con questo frame rate vergognoso? Ma forse... No, ma forse, ragazzi, forse... No! È la vostra connessione. Attenzione, due vite contro due vite. Attenzione che manca comunque un minuto. 124% vuol dire che sta a perdere la vita, Simone. E più è alta la percentuale, più è in pericolo. Vai, Simone, sputa sto veleno. Ti prego, pensa... avvelenato. Pensa a Daily Cogito. Va bene. Oddio, è troppo consiglio. Ma gira 60 fps, no, 480 fps, sì. Grazie Lapo. Torna indietro. Si dice PayPal, è vero? Sì. L'ha insegnato qualcuno. Si dice PayPal! Domanda per la futura copertina in arrivo. Qual è il nome di questo gioco? 40 secondi, prima? Secondo me intanto grazie tempo. Fantuz. Il gioco si chiama, te lo dico subito, ma lo potete vedere anche... Lo potete vedere anche dalla categoria. Ma ho vinto! Vediamo un po', il gioco si chiama Nickelodeon All Star Brawl. Esatto, 8K. No. Performance! G3, se G3 rimane in vita ha vinto, perché c'ha per il tempo. Niente. Ecco. Attenzione. Invece... Attenzione, sta per vincere G2, eh. Attenzione, non è vero, è impossibile. Ma non è possibile. 14 secondi, una vita è una vita. 14 secondi. Una vita è una vita. No, Simo, ti prego, sbrigati, Simo, sbrigati. Che devo fare? C'hai poca vita. Ammazzalo. All'8%. Se no vince Gianluca. Se no vince Gianluca, sputa tutto quello che c'hai. Vai. E vince. Mi sa Simone ha vinto. Oblina! Non so come. E vince Oblina. Perché ho fatto più kill. È veramente un gioco schifoso. No. Sì. Molto meglio Gran Turismo 9. Dai, ho fatto una partita della Madonna. Dai, faccio l'ultima. No, non ha senso. L'ultima per perdere basta, il primato. Gioco... Dai. Hai fatto rematch, raga. No, vabbè, se può uscire. Sì, devi premere start. Allora, facciamo io, Rubino e Kitano. Che devo fare? No, cambiate, regà, vi prego. Seleziona combattente. È tutto niente. Pronto. Menu principale. Seleziona combattente. Eh no, così ci metti menu principale. Più. Vai, battaglia. Vita. Vai. Ok. Oddio, giornalista dei Tartarughe Ninja. Inutilissimo. Giornalista. No, ma non c'è Leonardo, ragazzi. Ma ricordate. No! Che scam! Mi hanno levato Leonardo! Come hanno levato? L'hanno non baciato, è Leonardo zì. Questo! Ah, si alternano, mi sa. Ah no, Leonardo. Scusate, raga. Un attimo di daltonia. No, perché se vedete, la cinta è viola, ma okay. Le bandane sono blu. Non capivo. Allora, aspettate un attimo che sono indeciso. Voglio vedere qualcuno che ci abbia una faccia coatta, tipo scam, lui. Questa pare una quella che ha frangetta, quella in alto a destra. Questa. Che ne so. È sempre ma stato no, quello. Dai. Abbiamo una forza. C'è quell'aria di ragazzi, creepy, è tutta no, una no, questo c'aveva il teletrasporto era coatto. È tutta una tattica, ragazzi. Per farmi sottovalutare. Mi sembra di aver ma chi visto è Michael Fassbender. Ma regà, l'uomo tosto. Ma piate l'uomo tosto. Ma dove stava? L'uomo tosto. L'uomo tosto. Ha visto il muscolo, ha visto Rubino. Dai, regà. Che dove fa? E dove sta X, con l'uomo tosto? Premete X. X, Marco. Ma chi è che c'ha l'uomo tosto? Ah, l'ho premuto due volte. Voglio vedere l'uomo tosto. Ragazzi, non sarà facile. Aspetta. Allora, scegliamo una mappa decente. Oh, quella in miniature, era carina. Che era? Questa? No, quella che è carote, la destra in basso. Facciamo casuale come al solito. Dai, andate a fanculo tutti. No, è giusto. Casuale. Grazie, Cariuga. Postman. Ragazzi, 3 su 3 non è facile, non so se posso promettervi tanto. Marra, top player, inaspettato. Vabbè, Pela, mo non malirà però, eh?
Oh, vabbè, allora... di nuovo questa no. No, raga, cambiate. Cambiamo, raga. Fate ma selezione combattente. Che abbiamo appena fatto. Dai. Cambiamo. Selezione combattente. Come ci si teletrasportava qua? A me. Te lo dico. Io se tiene segreti. Te lo dico. Via dell'under culo, cioè, boh. Tosman. Grazie, Pirinnai. Dai. Vai, Tosman. Start. Mo riesce quello di prima, guarda, No. Kitano, per puntare su di te, ho una persona ha puntato 100k no, su Rubino. No. Vai, Rubino, devi da... Rubino, c'è un sacco di responsabilità. Marra, vedi che gli fate seguito su Marra. Però Lorenzo è vero, posso confermare. La metterò tutta, ragazzi. Dai, questo è bello, il stage. Guarda Tosman! Oh! Ma che gusto sei, zi? Tutte cose blu. Tutte mozzarella, però. Tutte mozzarella. Ma fa cagare Tosman, raga. Ma dipende il gusto. Frate, ma fa proprio cagare. Che vedi che c'è. Che sarebbe l'attacco forte. Grazie, mamma mia, sparo tutti i razzetti. Grazie per i sub, raga. Ma Leonardo è troppo OP, raga. No, sono morto. Ho buttato tutti e due di sotto, dico solo questo. Ora, non mi hai buttato. No, mica. Vedo, raga, vedo sto consiglio. Quando state per cadere, dovete premere su e quadrato. E che fa quadrato, che? Su e quadrato, raga, vi fa andare su. Ma a me su e quadrato non fa un cazzo. Ah, è vero. La deve, te lo sto di... Ah, grande. Che sta succedendo, raga, dietro lo stage? Non ho capito. La fine del mondo, tipo. Mazza, è bello. Ammazza, è bello lento, Tosman. Ma come si danno i pugni su sto gioco di merda? Lo spinge tutti i tasti a cazzo. No. Oddio, sono rientrato, come ho fatto? Vedi, fratello, ho detto sopra e. Oh, è un pichidano, Spinto tutti i tasti possibili. C'hai quell'esserino buffo, c'hai pure te. Porco ritorno! Sto cazzo di Tosman. Ma il mio parte solo! Ma tu cazzo! No! Oh, il Tost. Ma Rubì. Oh! No! Oddio, sono rientrato! Vabbè, ma è una bomba il teletrasporto questo personaggio. E qua, tutti i calci. No. Sono morto, Abby. Ma dietro che cos'è? Un Pokémon, raga, aiuto! Oddio, no, non avevo capito che ero rientrato ancora. Chi è che sta vantando? Comunque, raga, le tartarughe ninja sono bannate, basta. Ma che bannate? L'ha usato Rubino, ha perso prima. Mazza! Ero a vita piena, porca troia. Attenzione, Danny Phantom, sono l'ultima vita, cioè. Danny, come si chiama qua? Danny Metal. Ah, no, aspetta. Po' troia, oh. Sono de tartaruga. Vieni come un fabbro! Madonna, ragazzi, mi sto menando a due proprio. No, sì, cioè, fa un partitone, c'è ancora quattro cuori. No, sì. Non c'hai idea che c'hai cazzo sto cuori. Almeno la vita. Cioè, vi sto a corcare in due, due contro uno. Tosman è una merda proprio. Oh, ma sto gioco non è male. Guarda, mo che mi è calato il nervoso un'altra partita, mi sa la faccio. E mi è tutto a capo. Io sfido a Davide, però, con sto personaggio OP, è molto più... Ma non è OP il personaggio, sì. Oh, Rubì, almeno gli ha torto una vita, dai. Con te sicuramente, Rubì, sì, perché hai trovato proprio la della tua dimensione. Guarda, con stesso principio di tutti. Sì, sì, devi trovare il personaggio tuo. Te sei andato proprio amore a prima vista. Leonardo Marro. Ma guarda che stai a fare. Questo è il potere di Leonardo Marro. Ma che sono? Porca madonna. Attenzione, Rubino comeback. Ho distratto. Guardate quanto è buffo Tosman. Provate i campioni italiani di questo gioco che gli portiamo Marra, raga. Rubite, do 20 euro se con me. Guarda, già gli hai levato botto di vita. Ma con ste cazzo di... Lui fa sempre sto cazzo d'aeroplano de merda. Ah, vuoi dire? No, tosta, guarda. Sto cazzo. Vai, Rubì, vai, Rubì. E vola. Tassi. Io c'ho... No, Rubì, con calma. Oh, Rubì, sei vivo, Rubì. Ho rientrato, Tosman. No. Sei ancora vivo, Rubì. Sei ancora... Oh, ma Tosman ritorna sempre là, pure se vola. Rubì, no, Rubì. Io non credo in Rubino. No! Calvi, guest 2 deve solo premere il tasto PS e poi riparte. Aspetta. Ripartite! Dai, Gatcam! Rubì, ma sei un baro! Ma guarda che baro, solo così poi vince. Cioè, ma colpito a terra. La tartaruga stava sdraiata, bro.
Però attenzione, attenzione. Una vita per testa. Rubino c'ha 200 di vita. C'ha 200%, raga, aiuto. No, no, zitto, zitto, zitto. Rubino è ancora vivo, non si sa come. Vabbè, ma perché vuoi andare contro di me? Che t'ho fatto? Perché sei il campione in carica, quindi. Dice che l'underdog è bello, montava, e quello è, sì. No, ma... No, calmo, calmo, calmo. Con calma, Rubì, con calma. Ah, ragazza! Vai, Rubì! Vai, Rubì! No! Alla ribalta! Tosmen alla ribalta! No! Oddio! Dio la vita! Ha vinto Tosmen! L'uomo Tosmen! L'uomo Tosmen! No! Il padre amore Davide, Simone! Ma come è successo? Questo, non doveva andare così, Davide, sto scam, con te, non doveva andare così. Questo è quando il campione in carica ormai così vive nel lusso da non anni. Non doveva andare così, no. E invece il povero è pronto scam a combattere. Scam. Nel gioco, fango. Dai. Scam assoluto, va colpito a terra, ragazzi. Mettete quando sei disconnesso, disconnesso apposta. Rubino è il primo che ha detto no. Chi è guest 2? Allora, in chat stanno a dire che il pulsante start è stato premuto da Rubino. Certo, perché è apparso, ma colpito subito. È in alto, quindi Rubino ha barato per la vittoria. Sto qua, penso che vada detto. Allora, lo so, però come ti consueto per questo format, uno dei nostri ospiti porta un gioco a sua scelta, no? Nella scorsa puntata è stato portato COD Advanced Warfare 84. Oggi avremo FIFA 23. È incredibile. Cioè, addirittura anche questa preview mondiale, ovviamente sponsorizzata dalla EA Sports, it's in the game, quindi tutto a posto. Bello. Dai, dai, regà. Che ricordi. Beh, sarà emozionante. Bravo, anche, poi, insomma, i mod qua vergognosi che pagano anche. Veramente, guarda. Una cosa schifosa. Accettiamo questa sconfitta. Posso dire una cosa? Comunque, Tosman è lentissimo, però toglie tantissimo. Ti toglie un botto di vita. Porca troia. Sì, ti ho colpito 100.000 volte di più, però tu mi davi due legne e ne sfondi. Sì, sì. Tosman è lento, però. È lento, però, no! Quando te pia. Ragazzi, come vedete, la tecnologia non ha peso in gigabyte. Questo qua è un gioco ad alta innovazione. Guardate quanto pesa, cioè incredibile. 10 tera. Sì, ma un gioco serio. Ma stai scherzando? Meno male che qua abbiamo la connessione a 1.001.000. E niente. No, ma c'è un modo per annullare. Cioè? Vabbè, in realtà io ho scaricato vari giochi. Se vai... Questo è bello, però in due. No, Brawlhalla. Brawlhalla, dai. Vai, dovrebbe essere divertente. Vai, vai. È uguale a quello di prima, però vabbè, dai. No, questo è un gioco dai creatori di Raid Shadow Legends e ci hanno chiesto di provarlo e di fare una recensione anche insieme alla chat, comunque. La recensione ci hanno chiesto solo positiva, però. Sì, sì. Dobbiamo dire solo cose positive, questa è l'unica condizione che ci hanno detto. Vabbè, vabbè, dai, almeno alla fine ci sembrava onesta. Ma chi sono quei due coglioni là sotto? No. Sembrerebbero proprio due coglioni. Vabbè, ma chiunque faccia un podcast è un coglione. Sì. È identico a quello di prima. Parte, con le cuffie, esatto. Soprattutto. Allora, vai, ok, io so P2. No. Ammazza, sì. Licio Gelli. Cioè, è uguale a quello di prima, ma con personaggi sconosciuti. Questo che è fighissimo. No, vabbè, ma guarda quanto è bello. Bello, sì. Però, Io stavo solo a pensiero. Prego, Marco, non ti vorrei mai levare questa gioia. Grazie. Io non giocherò mai più dopo lo scam che ho ricevuto. No, dai. No, veramente. Ombre. Ombre a dir poco. Comunque era P2, anche quel per farei notare. Era P2. Lo sapevo. I poteri forti, ragazzi, purtroppo hanno distrutto il talento. Grazie Vlad per la sub, si è parlato con Prime. Grazie Vladone. Questo che fai magie, Yumiko? O fa altre cose? Dicono mai sponsor o si sono rincoglioniti? Entrambe le cose. Tre sponsor in uno oggi, abbiamo fatto 100.000 euro con sta live. Chi sta giocando? Io, Marco e Pela. Ma non ne siamo abbastanza sicuri per loro. Ma c'è il quarto. Chi è Koji?
So io, bot. So io. No, c'è Duzzo. Spacco il culo. È una cosa orribile. Madonna, ma è identico all'altro, ma più brutto. Ma non è a quell'altro. È identico, ma più brutto. No, regà, so io. No, rimettiamo Nickelodeon. Sì. Ma è orribile. Dai, dai, che si vede il cazzo. Ho capito chi sono. Oh, ho preso l'arco. No, come cazzo sono caduto? Oh, mortacci tu. Allora, ragazzi, possiamo dire che le riprese di questo torneo sono offerte da Cam Kiev. Qualcuno ha avuto il coraggio di consigliare sto gioco. No. Grazie Matteo Arpe. Ragazzi, veramente sono bellissimi questi sub. Ma che cazzo, sub che ci state regalando? Si uccide da solo. Ma perché sono saltato la da PS4 sotto? Non sarebbe top, dovresti investire una PS5. Ma questa è la 6. Ragazzi, abbiamo la PlayStation 6. La gente parla senza sapere. Parli, non sai nemmeno cosa dici. E parli. Double KO. Voi dovete partire col presupposto che quello che noi abbiamo qui è quello che il mondo non potrà mai avere. Stiamo sempre, capito? Un passo avanti. Merda, mi ha martellata. A Goshi. No. Vabbè, Goshi è un pezzo di merda, raga. Ma fatevi, pagare davvero. Svegliatevi. Basta che trovate 2-3 aziende di sti giochi e le fate il lunedì cassa. Beh, in effetti. Beh, un consiglio carino. Mentirei se è quello che è già stato fatto. Pensavo che dovevo premere start per rientrare. Quando esce Multiversus dovete giocarci, ok. Io ho un'idea. No, di Roffo, però. Ok. Mio cugino ha la 8 nel garage. L'idea è che lunedì facciamo cassa con dei giochi. L'idea che rubino. No. Fammi fa. Ho avuto un'idea. Vabbè, fammi fa. Guardate, ragazzi, la violenza impetuosa di questi. Manco Sabaku alla 6. Vabbè, ma Sabaku. Parla al mic. È più bello da vedere questo che quell'altro. Non sono d'accordo. Non Pela. Sono d'accordo manco io. Allora, secondo me, Pela dipende. Dipende. C'è la spada, c'è la spada al centro della roccia. Grazie a Lenina Chan. Vai, Koji, mori. No. Sabaku ci spiccia a casa. Vabbè, bravo, vedi. Che ha fatto con il Prime, non ha pagato nulla. Ha fatto la sub in maniera gratuita, bravissimo. Okay. Ti fa Celebrity Deathmatch contro Koji. È molto più bello da vedere questo. Vabbè, sì, se sei cieco, sì. Bello Celebrity Deathmatch. Grazie Fret 21, ma anche oggi hanno raidato Blurs. Ah, vedi, un altro Prime. E vai, morto Koji. Fret 21, baciatevi Marrecchitano. Non so se conoscete un certo Mario Kart, è un'esclusiva della Nintendo 2045. Ma sono morto, ma vaffanculo. Svegliatevi, è bello fare affari. Raffaele, ho capito che vuoi fare un attimo Wolf of Wall Street, però anche meno, bro. Che cazzo ne so, parla d'affari, tesori. Io come se faccio. Se ci vogliono pagare, ben venga. No, Pela. Fonflitz, grazie. Grazie, Fonflitz. Ha vinto il botto, come era prevedibile. Bravo, col Prime. Dai, ma rimettiamo Nickelodeon, sì, dai. Dai, ma questo non si può vedere. Tirate fuori tutti i Prime. Vai, ultima partita di Nickelodeon. Voglio la rivincita con Rubino. Io qua sto vedendo un picchiaduro, no? Che praticamente io voglio la rivincita con Rubino. Posso averla? Perché mi sento scammato. Però è uno contro uno. Però questo è figo, regà. Uno contro uno. Vai. Zinnone, sì, allora giochiamo. Questo è il gioco per Rubino. Zinnone. Siamo tutti Zinnone. FIFA si è bloccato. Cosa è qui? Ragazzi, mondo. Non è scam. Questa è una serata in totale leggerezza dove si provano vari giochi leggeress. In compagnia dell'amicizia. Esatto. Capite? Grazie. Cioè, il nome dell'amicizia. Ciao a tutti, sono nuovo. Cos'è qui? Quindi. Ciao al Covid. Sono venuto apposta per attaccartelo. Premi qualsiasi comando. Mazza, com'è inclusivo. Qualsiasi proprio. Ah, chi vogliamo fare? Queste sono solo donne. Solo donne, sì, solo donne. Nude, mettiamo. Posso prendere Alex Mucci? C'è sta. No. I DNS! Mettete ok. Nascondi i DNS. Vai, combatti. Siamo uno tracciato. Mi sono preso il DNS, raga. No. Raga, Boni, che è stata smanettata? No, niente tutorial. Ma che tutorial? Vai. Ma chi è che sta premendo? Combatti. Ma come un errore di connessione? Ma che rimborsare, ma sti cazzi, combatti. Vai. Abbiamo sbloccato la musica di sottofondo. Che culo. No, il DNS. Ancora il DNS. Leva il DNS, corri. Okay. Ma che sta a combinare? Ma io niente. Oh, vedi, ha toccato Pela, tutto a posto. Ma no. In tre.
Vai. E il terzo? Il terzo, no, che fa? Guarda. Se si sposta uno, se ne va l'altro. Vabbè, io sto da solo, dai. No, non è che c'è da solo. Facciamo io contro? No, ah, non si può giocare a due contro. Vabbè, uno. Chitano Pela. No, Rubino, ah, Chitano contro... Rubino. Chitano Rubino. Vai, va vai. Bene, va Chitano bene. Rubino, X, però. Allora me ne vado io. Vai a sinistra. Vai, raga, entro oggi. Vai, vai, va bene, dai. Sì, sono donne. Solo donne. Ah, ma sono tutti bloccati, sono. E poi... Ci sono comunque due donne. Due donne, ci sono solo due donne, raga. Vai. No, Cazzuni. Beh, Rubi, basta che te fai una sega in live. I domi. Però i domi qua sta tutta coperta. I domi. No, 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 c'era il microfono. Guarda, ovviamente ci devi giocare 3 miliardi di ore per tirar fuori qualcosa. No, ma che tutti bloccati, Rubini, poi via. Guarda, hanno due vestiti bloccati, quelli porno. Si vuole guardare. Io c'ho vestita da Sora, raga. Vabbè. Grande i domini. Con occhiali, con occhiali. Però, regà, che fregna. Occhiali. No, con occhiali da porca. Ma no, regà, non ci avete, c'avete la versione senso... di prova. Vabbè, la beta, regà. Ma senti i commentini pure de Rubino. Che sta... Mettermi. Che sta regala delle Lost verline. Paradise. Ehi, grazie, salva Jay. FIFA è pronto, eh. Vedete, raga, dai, forza. Dai. Facciamo sto sì, uno sì, versus sì. uno. E non si mette, che cazzo. Ah, sì, c'è Lucchetto, ma che sei cecato? Cliccami, non sapevo che ero io, è ragazzi. Chitano. Scusate, Chitano ditemelo. Sta, porco, sta a fare una pippa. Io stavo aspettando come facevi te. Grazie, scusa. Ero convinto che eri tu che dovevi fare. Ma Saidonia sa di non avere la PS6. Vabbè, ma Saidonia poraccio. C'ha tante ma spine. Ma Saidonia, ma che ne sa? Ma la stavo perdere Saidonia. Adesso c'hai i piedi. Ma che ne cade, cade io? Guarda questa arma. Grazie, che gentile. Portasci tu a vita con queste mani di merda. Ma chi è che c'ha? Chi è che c'ha Merisiel? Semena così. Io c'ho Merisiel. Merisiel contro contro Curolili. Curolili. Attenzione. Merisiel contro Curolili. Attenzione. Chitano. Grazie Alberto. Rubi, mena, Rubi, vai. Oh, ma cazzo se salta. Oh, sto curolino, ha iniziato bene, dai, però dai, stappiata meridiana. Non so, non se mena più, mena più, se messa paura. Dai, gli dai, se messa paura, non mena. Ma chi dà, dai, controbatti. Ma che porca troia, se... Dico bravo. Chiaro. No! No! Attenzione. 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 Wow! Che troia. Rubì, porco due, che pippa al sugo. Ma come gli sta a far culo, Rubì? Ma dai, dai, dai. E non lo so, raga, non me ne ha più, fa tutte mosse così. Mamma mia, perfette quasi, Rubì. Così, non lo so perché, gli sono presi tutti attacchi, penso di scospensi ormonali, non lo so. Scompensi grande Lucilla. Lucilla questo, un nervosismo. 1-0, avanti. Andate voi. Dai, famo io verso Pela. Marra Pela. Let's go. Lasciamo gli stessi. Ma so... No, lasciamo gli stessi. Lasciate le stesse. Lasciamo gli stessi. Come sono i tasti, però? Un attimo, tasti. Tasti a caso. A caso. Dai, dai, tasti. Io chi so, però? Aspetta. Dai, Pela. Ti ho chiesto i tasti. Oh, bravo. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Non lo so. Ma vedi, questo così. Però è tutto fatto di ritmo. Ma questa è copiatissima. È copiatissima da. Da quello di Tekken che dava solo calci. Uno scrive: ma porca puttana, guarda i cazzo bravo. Di tasti prima di giocare. Effetti. Ma non li guarda nessuno i tasti, ma chi li guarda? Ma te li impari giocando. Cioè un ma come si para? Un insinuo guarda i tasti prima di giocare. Quello non lo so. Dai, per pochissimo. Su. Grazie Luskat. Ma te chi sei, dai? Io sono Curolili. Pela, come un si para? Energetica. E grazie per avermelo detto a fine partita. Te l'ho chiesto all'inizio. A parte che non è vero. Sono le bet comunque. Non mi sta parando un cazzo. Tra Marra Pela. Pela 77%. Ho quadrato indietro, mi sa pure. Vabbè, sì, buonanotte al secchio. Vabbè, Pela già c'è giocato. Vabbè, ma Pela ci ha già giocato, dai. Ma ammazza, sì. Dai, secondo me ce l'ha tutte sbloccate. Sì. Ma dai. Oh. Sì. Pela già c'è giocato. Ma Simone e Gianluca. No, vabbè, comunque è super esperto de Tekken. Quindi. Date il mio no, dai, cosa dai, il controller a Simone. Sì. Ma è Matrix o la realtà? Raga, abbiamo ancora molti dubbi. La realtà, però, in Matrix la realtà è un concetto abbastanza relativo. Mi sa di anno a te. E te dei FIFA. Dopo questa. So due donne che semenano. Quindi va bene così. Chi so io? Non lo so. Chi è? Tu Pela chi eri? Merisiel. Ero la roscia. Ok. Io sono Devi premere. Ok. Vai.
Pela ci ha giocato talmente tanto che ha sbloccato la versione. Quindi i tasti com'è che se a caso? Ecco. Raga, triangoli pugni. Ah, davvero? Grazie Pela. Grazie Pela. Io non l'ho fatto ancora. Non sta a fare nulla. Ma ah, tener premuto, adesso me lo dice. Che infame, terribile. Vabbè. Non capisco. Sinceramente ci sentiremmo più a casa se ci fosse un uomo che picchia una donna. Sto ecco. Sono Benedetta e Checca Flow. No, lol. No. Lol. Ma sono Lucilla e Keanu Reeves che se menano in un videogioco. No, 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 è proprio Lucilla. Keanu Reeves. Perché Keanu Reeves? Che cazzo ne so. Oh. Ma che è? Porco ma Dio. Cosa è? Ah, ho capito. Simo, ah, credo in te. Ecco. Vabbè, Davide, non ci vuole. Ma cosa? Che è? Ma cosa? Ah, ho capito almeno come se ne annicarci. Oh, no, gli ho fatto passetto. Aspetta, guarda il passetto. Ma, ma è un gioco, una IRL del Gabrone il sabato a Milano. Uffo. Bene, il momento di FIFA. FIFA, il quinto gioco di oggi. Mamma mia, quanto content incredibile. Questo è il gioco scelto dall'ospite, ragazzi. FIFA 23. Come da tradizione, diciamo che l'ospite porta sempre un gioco. Un gioco, con sé, sì, un gioco. È un gioco alla fine. Allora, questo è FIFA 23, se non sbaglio. Sì, sì, vabbè, sì. Qua, scritto su schermo. Secondo me è più forte Rubino. Qua non questo sbaglia. È FIFA 2. Vabbè, ma Rubino è una pipparsuga. No, io c'ho un leggero incontro che devo fare con Simone Santoro. Una leggera rivincita. Bello, ah, ci devo rompere il culo. Vai. Te rompe la camera, Rubì. Vai. Sta. Ti fa due i bravi. Finalmente ragazzi. Arriverà. Ah, perché io ti ho battuto a durante FIFA 7. Ai rigori, vabbè. Vabbè, hai rigori. Capito che vale? Ma io manco mi ricordavo. È uno contro uno. Ma potete giocare pure in due. In due se vuoi giocare. No. Sì, due, un altro vabbè, contro farite, io sì. Simone contro Rubino. Yeah, dai, che tanto servono due contro il Goat. Ma in realtà è peggio in due, è più difficile. Sì, vabbè, in due è più difficile. Skippate. Un attimo. Allora, dai, gioca con Rubino, dai. Prima di start uscite. Ma che è sta cosa? Perché quando avvive la prima volta. Bello, cioè proprio ti immerge già nella scena. Bellissimo. Ti immerge già nello scenario gaming. Bellissimo. Ma questo gioco è tridimensionale, sì. Vai, calcio d'inizio. Allora, calcio d'inizio. Io. Allora, ce lo devo avere io. Allora, io sono giocatore 3. Quindi tu devi venire dal mio lato. Ok. Rubino è l'ospite, giustamente. Fai X. Allora, prendiamo partita Cerbero classica contro Rubino, ragazzi. La squadra. Ah, stai installando il gioco, quindi si può fare solo Champions League. Ah, vabbè. Vabbè. Ma come fasi a gironi? È un film. Vabbè, tanto siamo sempre contro sti cazzi. Va bene. Ma allora io si può prendere una squadra. No, no, questa è una partita vera. Ma già si è preso il Liverpool. No. Paris Saint-Germain. Che è pure peggio. Vabbè, abbiamo il Real Madrid. Vai. Ma no, vai. Ma poi dice che abbiamo Borussia Dortmund. Volete essere equilibrati il Real, PSG Real. Vabbè. Abbiamo il Real. Vai, siete per Trinità del Tobago, raga. Let's go. No, così no. Siete mai. Vai. Si gioca partita. Ma come gestione squadra, dai. Va bene così. No, niente calmi, fa niente calmi. Gioca Rubì. Mamma mia, Rubì. Attenzione, FIFA D1. Ma che è? Chi sta giocando? Chiede io. GN per... Allora Marra Dudubi contro Rubino. Ok. Cioè, già siamo buoni da soli, figuriamo se squadra. Vai, allora, start, io sono quello rosso. Questa partita aspetta, del a fare riscaldamento. Tu sei quello... Che colore c'ha il tuo? Boh. Giallo? Vabbè, voi siete bianco. Sì, no. Io sono rosso, Davide è giallo, okay. Rubino è celeste. Rompiamogli il culo. No, Simo! Simo! Porca troia! Non ti distrarre! No, c'è il problema Mbappé, tecnico. Attenzione Mbappé nell'aria, quasi nell'aria. Prova a staccare e attaccarsi. Pausa un attimo. Pausa, è inutile, pausa. Oddio. Ok. Cerchiamo un attimo. È tutto ok, okay. No, tutto allora, okay. È quando ci stanno un sacco di cose, non gliela fa. Perché dopo un po' non regge quel programma. Quindi se mori facciamo play... Impazzisce. Dovrebbe rimpazzire, eh. Prova. Proviamo. Sì. Ah, Rubì, porta la traversa. Ma sempre no, così. Vai, Davide, spazza via. No, approfitto. C'è un problema tecnico. C'è un problema. Ammazzami le persone, ragazzi. Raga, buoni. Aspetta, fammi segnare Rubino. Non me ne vai a cazzo. Fammi segnare Rubino. Butta dentro, eccomi. Vai. No, vabbè, da buono. Non si può giocare, niente. Cambiamo gioco. Prova a disattivare e attiva il roba, raga. No,
ma semmai forse dentro la PlayStation c'è una prova a disattivare e riattivare. Ma che? Prova a disattivare e riattivare la scheda di acquisizione. Ma secondo me perché la ragazzi è una demo, che va attivata 23, nella PlayStation, capite? Quando è attacchi Reaction. Comunque sto no, a l'ho fare... già disattivata quella. E il Razer. Ah, ok, comunque il Razer che dà problemi dopo un po'. Mamma quello mia. Pure l'altra, guarda, casualmente dura esattamente un'ora e qualcosa, come se qualcuno avesse manomesso questo device. Preimpostato. Pare che è stato Gianluca. No, okay. No, devo l'ora. Ho riavviato mo. Okay. Ti ricordi che dava problemi pure? Niente, raga. Il ragazzi, ci serve una scheda di acquisizione che nuova, stiamo proprio che pezza al culo, ma questo format deve poter progredire in qualche modo con il vostro supporto gratuito tramite Amazon Prime o come volete, anche quelli non gratuiti che sono che preferiamo. Avanti. Hai avuto una crisi. No, ma non è quello, è proprio il Razer che non ce la fa quando parte il gioco, non regge. Grazie mille per aver seguito questa live. Aspetta, c'ho un'idea. Vai. Inquadra lì. Oddio. Vai per questa partita. Dai, sì. Per questa partita. Vai. Mara, sei un genio, vai. Andiamo. Aspetta, vai. Andiamo. Bellissimo. Vai. Hai ragione. Vai Cristo. Vai, siamo nell'aria, vai. Gioco di squadra. Vai. Oddio, bellissimo, oh, cos'è? Vai. Ma si tira con quadrato o con cerchio? Con cerchio. Ok, allora ho tirato, scena scusate. Di un film. Teniamolo qui. Oh, errore madornale. Teniamolo qui. Vai. Come sei, corre? Proponiti. Vai in mezzo, Simo. Sto in mezzo. Vai. Oh, rovescia. Arcadro. Vai, Davide. Porca puttana. In mezzo. No. Sai che stavi troppo col busto verso dietro, capito? C'è ragione. Stavi col busto più avanti. Attenzione. Vai. Vai. Riprendila. Ce l'abbiamo. Teniamolo lì. Oh, teniamolo lì. Io non ho fatto niente. Ultimo uomo, attenzione. Aiuto. Lo tengo qui. Ah sì, non è la live. Mamma mia, che ciabatte che c'hai, Ruby. Ma che ci fate sul campo della partita? Lo so. È in 3D. È finalmente in 3D, ragazzi. Voi non lo potete vedere, ma noi abbiamo proprio delle lenti a contatto che ci permettono di vedere quello che vedono i giocatori. Attenzione. Mi sono sentito male. Via, spaziamo fuori. Buono così, ripartiamo. Contropiede. Niente fronzoli. Dai Ruby, ma che stai a fare? Dal vento, ma come sponsorizzato è la Sverone, fai schifo al cazzo. Dai, Broce. No. Forza, Ruby. Oh, aggressività. No. Mamma mia, grande, il nostro grande portiere. Stava per purgare, Ruby. Galactic Football. Vabbè, giallo onesto, dai, ci sta un giallo tattico. Sempre giallo tattico. Mamma mia. Vai, Broce. Butta giù. Ma è un gioco, siete allo stadio? Non lo so, non sto tutto più capendo. Lo stadio, mi trovo. Non ci sto capendo più niente. È dove mi trovo? Avanti questa roba. Buone recupero. Ecco il filtrante. Ti seguo. Non te la far levare. Sbagliato, ragazzi. Ragazzi, ma qua abbiamo Rubino e la Sverona. Che ne sapete voi? Guarda la faccia di Rubino agitatissimo. Rubino sta sentendo la partita, Vai Ruby. Che muro, chi era Davide quello che ha fatto muro? Era un mix. Qua ci voleva Ivan. Quindi giallo rosso li controlliamo insieme. No, vai. Passala sopra, rosso, passala sopra. Buono Simone, buono così. Eccomi che parto. Vai. Buono così. Dovete giocare più dei passaggi, regà. Al centro, vai Simone! Niente. Occhio a quella al centro. Bravo Ruby, vedi come se la gioca bene. Occhio, no, tutti e due. Mamma mia. Fuori. Ripartiamo. Allungate. Vai Simo, ce l'hai dietro. No. Attenzione. Mbappé. No. Fuori. Mamma mia. Che? No, che è? Oh. Che? Era fuori okay, gioco. Fuori gioco, mamma mia. Ma fai continuare col vantaggio, no? No, ho sbagliato.
Beh, fa niente. Un sogno, sembra tipo un sogno, sembra. Un sogno lucido. Ragazzi, stiamo avendo un problema col 3D, scusate. Passa, un attimo, però, no. No, no, chiudilo. Perché in stadio adesso si sono fatte fuori. Si sono fatte le 9 inoltrate in stadio, ragazzi, sta calando il buio. Ma passate sta palla ai bianchi, vai, giocare. La sto a passare. Vai! Se devo muovere a Avela, ma... Avela, che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi, Abroce? Abroce. Ma guarda che in due è tosta, in serio. È vero, guarda che in due è più difficile. No. Corrigio Rubino, però, è scorrettissimo. Forza con un istante d'anticipo. Aveva gustato l'occasione importante. Aveva gustato l'occasione. Buono, Simone, che stop! Guardalline, eh? Parti. C'è vero pazzo. Che stanno a fare? Eccomi. Eccomi. Sotto. No. L'errore della vita. Dio mio. Vai. No! C'è arrivato, raga. Dai, scusate. Oh. Vai. Intercettano bene il pallone. Occhio alla botta. Oh. Mamma, ha preso il palo con l'altro. Incredibile. Ah, deviato. Ma è angolo. Sì, deviato. Vai, Simone, vai. Che troia. Recupero di Thiago Silva. Oh. Vai Davide, è tutto. Mazza. Vai, scarica! Da dentro campo. Ragazzi, non riuscite a capire che la dissolvenza. Vai, Broce. Chiudi, Broce, scaricalo tutto. Se non chiudilo, ci arrivate, Broce, che la dissolvenza non è colpa mia, raga. Fuori gioco. Rispedita al mittente. Vai, fine primo tempo. Buono, Broce. Dai, noi puntiamo ai rigori. Stanno a scrivere che sta troppo un affanno, Rubino. Ma Rubino, se riperde ai rigori, veramente. Cioè. Metti la partita agitata. Rubino comunque sta tryhardando pure con le sostituzioni, cose. Sì. Sta a fare tre ardini. Valido, lo ricordiamo. Vai. Tipo mo gioco serio. Vai, Broce. No, Marco. Attenzione, no. Benzema sotto su Hazard. Bellissimo. Ti seguo. Ti seguo. Cross, tiro Toni Kroos. Mazza, è forte però Navas. Forte. Portierone. Attenzione, Kerer. Che la passa a Gueye, come si dice? Gueye. Icardi. Oh. Mbappé da solo, forse fuori gioco. No. Attenzione, da solo. Rubino, fuori gioco. Fuori gioco. Sì, ma Rubino lo scorretto. Hai fatto 30 gol in fuori gioco. Abbiamo la tecnica del fuori gioco, Simone. Incredibile, ci ritiriamo. Andiamo sempre in fuori gioco. Battiamo in ritirata. Oh. Questo non è fuori gioco. Attenzione, calla e niente. Ed esce tranquillo. C'è il momentum, ragazzi. Dai, è Broce. Il momentum. Lo decide il gioco chi vince. No, gioca, non ti preoccupare. Joker? Vabbè, dai, non è che fischiamo tutto. Joker, non ti preoccupare. Vai su. E cross. Ora chiudilo. Chiuso. No. Vabbè, dai, raga, su. Ingiusto. Mo fischiamo tutto, allora. Sì, non c'è dubbio, c'è stato. Attenzione. Il precedente fallo. Attenzione, no. Niente ripartenza. Mbappé ancora in aria. Icardi. E lo chiude. Mamma mia. Giustezza. Attenzione, che sono ancora qui. Non perdiamo la concentrazione. Non perdiamo la concentrazione, Broce. Icardi. La passa Berratti. Vai, fuori. Spazza. Buono così. Salite tutti giù. Attenzione alla ripartenza del Real Madrid. No. Che partita corrida. Mamma mia. Rubino l'attacco. Buttalo giù, Broce. Strappata Rubino. No. A Rubino se fa in pari con sta partita, penso che ci ripassa il contratto del Verona. Ripresa il PSG, Kerer, Gueye. Verso Icardi prova a vedere l'uomo della fascia. Kerer ancora. Attenzione, no, Simo, gioca. Fallo. Non è fallo, non è che fischiamo tutto qui. Non ha senso. Gioca, che qui non è che si fischia. La ripresa. La ripresa del Real. Parti, Simone, Benzema. Parti per l'amor di Dio. Ce l'ha. Per poco. Oh. Di Maria.
Vai, vai, vai. Attenzione Modric. Vai, Modric, ancora, vai, ancora, per l'amor di Dio, sotto. Cross Modric, Modric in alto. Porco Dio! Che bellissima azione! Bellissimo. Bravo, oddio bro! Mio, cioè, era lì, lì. Stavo sul pezzo, bro! Concentratevi che Di Maria sta in fascia, Di Maria avanza, avanza, Di Maria, avanza. Sono due uomini in aria, tre uomini in aria. Attenzione, fuori, fuori, fuori! Takendo Simone! Attenzione, fuori, 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 fuori! No! Porta, non è fuori gioco, ragazzi! Oddio! Vabbè, vabbè, non ci facciamo, non ci facciamo prendere. Non è stato ripreso, quindi non conta. Vai, ripartiamo, Simo. I cardi, ma ancora quei cardi. Perché eravate in questi. Pausa. Ed è arrivata la pausa. Ah, no, cioè, si riparte, si riparte. Marcelo. Marcelo. Attenzione, allora, Marcelo qua. Ammonito. Verso Benzema. Modric. Modric, guarda la, la fascia, Isco. Isco avanza la fascia. Isco. Avanza la fascia, vediamo, ma non ha nessun uomo in area. Buono, 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 buono. Un uomo in area. Buono, Benzema, buono, buono. Benzema in area, niente, niente. Niente. Dai, che se recupera. PSG. Ma che regista, ragazzi, scemo nel gatto. Forse fuori gioco, sicuramente il portiere. Sono uscito dal centrocampo. Bravo, hai fatto bene. Scemergheato. La tecnica fuori gioco è pericolosa, eh. Guardate che cazzo sto facendo. Mbappé, Icardi sta fermo. Bravo, Simone. Vai così. Modric, lanciami, Modric, lanciami, Modric, lanciami! Oh, attenzione, Benzema, oh, Benzema, oh, vediamo se riesce, vediamo se riesce. Tacco pulito, oh. Pallone riconquistato. Farite, regà, farite. Sei guai, Di Maria. No, no, no. Di Maria no. Sulla fascia. Lo seguo, lo seguo. Due uomini in area, vediamo. Icardi, Mbappé, 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 vicino l'area, vicino l'area. Fuori, 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 fuori. Buttiamolo fuori. Rosso. Buttiamolo fuori. Ancora il PSG, Verratti, Mbappé, Mbappé in aria, Mbappé in aria, no, no, e no, Penso che questa partita ormai sia giunta al termine, 10 minuti alla fine. Pela, ancora possiamo vincere, noi crediamo nel cuore delle carte, dai Broce, eccomi qui, bravo Broce. Pensi sia poco da fare, a meno che non questa azione sblocchi la partita. Vai dentro, vai Modric, dentro. Modric, no, il filtrante là non lo devi fare. Beh, Pela, non è che... Erano troppo il filtrante non lo devi fare, grazie al cazzo. C'ha ragione. No, scusate, no, io scusa, io lo consigli. Pela, no, lei... Forse viate pure il terzo, viate pure fuori, il terzo. Fuori, 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 fuori. Fuori. No, no, basta, tipo andiamo, andiamo. No, no, no. Ho levato. Fuori gioco. Oh. No, 3-0 Nozzi, non, vai, io, vai, vai, vai. Non lo accetto. Attenzione, forse c'è il terzo gol per chiudere definitivamente la partita. No? Di Maria in fascia, Di Maria in fascia. Guarda gli uomini di nell'area. Di Maria in fascia. Attenzione, ancora che dribbla, ancora che dribbla. Passa, Gueye, gol! Gueye. 3-0. Ragazzi, c'è un problema tecnico. Dai, il gol della bandiera, Broce. Vai, vai, Simo. Vai. Gol della bandiera. Vai, vai. Pressing, la folla, pressing. La folla che fischia. Lo so, faceva ridere, raga, ma dava fastidio. Mi sono rotto il cazzo. Dribblato, dribblato. Bravo, Simo. I giocatori stanchi, raga, basta. Attenzione, Toni Kroos, Toni Kroos. Niente. Attenzione, Modric in aria, Modric! Mamma mia! Forse suona il terzo fischio, no? Ma che sta a fare? No, sta a sostituire Rubino. Metti il portiere, metti il portiere. Vai! Oh, ho sbagliato tasto. Va bene, va Rubi, bene. Sei stato bravo anche tu, dai. Rimenti, bravo, ragazzi. Rubi, dai, sei cavata. Bravo, bravo. Escono top player come sempre. Dai, Pela, Gianluca, poi chiudiamo. Grande delusione. Bet in chat, sì. Vai, vai. Che svergogna. È inguardabile. No, vabbè, faccio. Vai, vai. Si vedo. Ma non rifunziona adesso, vero? No, no. È proprio così. È che si riposa un pochetto, dico, e poi funziona. Così fa schifo, che da umidità. Va bene, allora, grazie mille per aver visto questa live. Il Chitano, il regista, ha deciso. Vorrei giusto che sia. No, no, ma c'è ragione. Ragazzi, bisogna avere rispetto. Bisogna avere rispetto in queste cose, ragazzi. Condivido, condivido. Allora, grazie mille ai nostri incredibili ospiti, Rubino e Pela. Top live, come al solito. Noi ci vediamo lunedì per un nuovo appuntamento.
Sì, devo dire che appunto il mood è quello, nel senso sì, che se l'aiamo, stiamo bene insieme, magari i problemi tecnici effettivamente stanno iniziando a essere vabbè, un po' piano piano, dai, problem limitanti, solver. Però Tekken con Grimbaud. Ah no, aspetta, aspetta. Mo dicono che non scam gli piace. Facciamone un'altra, dai. Vediamo. Ci vediamo domani alle ore 15 con no. Meliador per un incredibile aggiornamento sulla vicenda Hrisen. Dai, sapremo la Thailandia, cose così. Esatto, la, esatto. La faccenda HS. Esatto, esatto. La faccenda HS. E poi, ovviamente, tra due lunedì, appuntamento sempre Play Cerbero, il Santi in studio per giocare ad Hearthstone. Assolutamente. Ci sta, ci sta. Esatto. Insiamo verrà a con la valigetta? Verrà con la valigetta, il Santi, fit Matteo HS. Oh, top. Il Santi. Top. Top. Ehi, niente, top. A domani, ragazzi. Ciao, ciao, ragazzi, grazie a tutti. Ciao, 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 ciao. Grazie per gli squali. State arrivando! Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.